Virginio, che bello trovarti. Sei tornato a Miami? Sono tornato da Miami, sì, per un po', per poco. Per poco? Però molto volentieri. Beh, ci sta, direi che perché ci sta. Perché oggi non si può mancare. In ogni caso, in qualunque modo, non si può mancare. Vabbè, decisamente io credo che anche a Miami hai avuto modo anche di riflettere su quello che può essere il ruolo della musica in un momento di difficoltà. Allora, guarda, ti dico la verità, io ne abbiamo parlato tante volte insieme perché ci conosciamo da un po' di anni, io considero la musica una medicina, proprio la cosiddetta medicina dell'anima, perché comunque una canzone ti aiuta a sentirti meglio, a liberarti, a essere, non lo so, a sfogarti, insomma tante cose, quindi per me la musica è sempre stato questo e quindi è così. Figurati poi in una giornata importante come questa dove il calcio si unisce alla musica, perché la nazionale cantanti è questo, in più oltre appunto al gol del team per la Romagna, quindi è diciamo una giornata fondamentale. Decisamente sì, ma tu come hai vissuto anche quello che è successo in Romagna? Si sente che stanno iniziando. Sì, però per fortuna siamo direzionali. Stiamo iniziando, perfetto. Scusami, dicevi? Come hai vissuto da lontano, considerando appunto anche la tua amicizia con Laura Pausini, la difficoltà che ha vissuto la Romagna? Guarda, ci siamo sentiti costantemente con Laura in quei giorni, proprio perché comunque, in particolare poi Solarolo, che è la città dove è nata, dove è anche la sede del suo fan club, è stata molto colpita, quindi ci siamo sentiti spesso. Il problema reale è che in quel momento fisicamente aiutare era complicato, infatti adesso sono contento del fatto che poi ci sia stato quel concerto, insomma, dove ha partecipato anche lei, e adesso questa partita del cuore con la nazionale cantanti, che insomma è secondo me un giusto momento. Come diceva anche il nostro direttore Gianluca Pecchini e il presidente Enrico Ruggeri, non bisogna poi abbassare la guardia, nel senso di dimenticarsi, no? Perché poi ovviamente il mondo è pieno di situazioni problematiche, però che vanno man mano risolte, quindi non ci dobbiamo dimenticare della Romagna, della situazione che hanno vissuto e che comunque di cui continuano a pagare le conseguenze, quindi questa giornata è importante per questo. Assolutamente. Senti, io vorrei chiudere parlando di te, perché il 2023 ti ha visto tornare a collaborare con Laura, tra l'altro gran pezzo, un pezzo che mi piace tanto, lo sai, vabbè, è un pezzo che soprattutto sento anche quasi mio per alcune parti di testo. E poi il bello della musica, no? Che dicevamo prima. Sì, sì. Forse l'ho condiviso proprio ieri su Instagram. Vedi. Vabbè, e queste cose personali. Mentre invece c'è stato anche il ritorno di Paola e Chiara. E ricordo che tu collaborasti con Paola e Chiara e forse furono le prime artiste a credere in Virginio Autore. Sì, in realtà forse è stata proprio la prima volta che ho scritto per un altro artista, e perché avevo conosciuto Paola e le avevo fatto poi sentire questa canzone e loro poi se ne erano innamorate. Questa canzone si chiama Mille Luci, che tra l'altro abbiamo ricantato insieme dopo un po' di anni a Roma, nel loro concerto di Roma all'Auditorio in Conciliazione, quindi è stato bello anche ritrovarsi sul palco, perché guarda, la bellezza di stare sul palco con gli amici è impagabile. Concordo assolutamente. Grazie mille, buona musica. Figurati, grazie a te.